grandi problematiche qui da un punto di vista ambientale non ci sono mai state, nel senso che abbiamo sempre trovato il modo di risolverle con una filosofia che è quella di preservare il territorio come risorsa non rinnovabile. Il territorio è per noi una ricchezza che cerchiamo di incentivare anche come fonte di economia alternativa. Quando ci siamo insediati avevamo una raccolta differenziata che non in tutte le frazioni del territorio, ma soltanto in una, che si attestava al 46%. L'abbiamo totalmente cambiata in sinergia con il consorzio Quadroambiente, abbiamo introdotto un sistema di raccolta differenziata spinta che ci ha portato in appena 2 anni a raggiungere un traguardo eccezionale, perché Monte San Vito adesso è attestata all'80,2% di raccolta differenziata e quest'anno ha vinto il premio Comuni Ricicloni della provincia d'Ancona. Cioè, questo è il comune che in assoluto, sotto il profilo della gestione dei rifiuti, ricicla di più in tutta la provincia. Io devo dire che il cambiamento era quasi epocale. Quando si introduce un sistema tanto spinto così, il cambiamento per i cittadini è un cambiamento forte. Loro sono stati bravissimi perché hanno partecipato molto molto numerose alle tante assemblee che abbiamo fatto sul come fare questa raccolta differenziata, e poi quando l'hanno fatta, la stanno facendo, si sono veramente dimostrati proprio bravi, con una sensibilità ambientale elevatissima. I cittadini di Monte San Vito sanno di avere avuto in dono, diciamo così, un ambiente bellissimo, e io credo sono stati consapevolissimi del fatto che per preservarlo bello così com'è, bisognava adeguarsi a un sistema di gestione dei rifiuti che fosse un po' più impegnativo, ma che poi desse il risultato che ha dato. Il comune di Monte San Vito si sta attrezzando con un piano energetico. Io devo dire che da questo punto di vista, qui abbiamo una sensibilità di questo tipo, cioè chi vuole realizzare impianti, diciamo così, di energia, anche se ancora formalmente un piano energetico qui non esiste, viene, e poi noi diciamo quali sono, insomma, le nostre sensibilità. Questo ci ha portato nel tempo a non avere centrali insediate nel nostro territorio, a non avere impianti fotovoltaici nei campi, cioè tutte quelle azioni, per così dire, che potrebbero essere conformi al PEAR, ma che poi dopo sviliscono la bellezza del territorio, che per noi è una risorsa forte. Ma il fabbisogno energetico è, credo, un fabbisogno normale. Qui non ci sono mai state esigenze, insomma, particolari. Viene risolto attraverso il ricorso alle normali forme. Per ora non abbiamo cose, anche se sotto il profilo dei rapporti con gli elettrodotti, questo è stato luogo di, per esempio, grandi battaglie. Noi siamo stati il primo comune che ha 2 anni fa formalmente deliberato, nessun altro l'aveva fatto prima di noi, poi siamo stati il capofila di una battaglia di un certo tipo contro la realizzazione dell'elettrodotto Fano-Teramo, che è una questione di cui credo abbiate sentito parlare. Un grosso elettrodotto da noi avrebbe attraversato la zona più bella del territorio, la zona a Santa Lucia, dove ci sono gli agriturismi più di qualità, dove c'è la produzione del vino lacrima, dell'olio, e noi formalmente abbiamo dato un parere negativo prima di giunta, poi di consiglio, che ha aperto il fronte delle istituzioni, nel senso che poi gli altri comuni, grazie anche all'attività del comitato che era sorto, non da noi ma da altre parti, perché questo elettrodotto interessava quasi tutta la regione, ha portato a un ripensamento, che è recente peraltro, della regione Marche, che ha finalmente stabilito che questo elettrodotto di grande portata, perché parliamo di un'opera, parlavamo fortunatamente, un'opera molto impattante, non si realizzasse più. Una delle motivazioni era che un'opera di questo tipo non serviva a soddisfare il bisogno energetico regionale, quindi si vedeva perché noi dovevamo sacrificare una risorsa importante come quella che abbiamo, che è data appunto dall'ambiente, in questo caso anche dalla salute, per soddisfare un fabbisogno che tutto sommato non era nemmeno nostro.
Allora, noi abbiamo già degli strumenti urbanistici che da questo punto di vista sono piuttosto vincolanti, specie nelle zone di maggior pregio ambientale. E una delle motivazioni che sono state messe alla base di questa delibera con cui abbiamo appunto espresso la nostra contrarietà all'introdotto è stata proprio questa, cioè quella di aver introdotto nel tempo strumenti urbanistici che ponevano particolari vincoli ai privati nelle ristrutturazioni, nelle realizzazioni edilizie, che poi sarebbero stati vanificati da un'opera come questa, insomma. È un po' inutile andare a dire a chi ha un'azienda o a chi ristruttura un casale in una bellissima zona come la nostra Santa Lucia di utilizzare il corpo recuperato, la tegola di un certo tipo, un colore anziché un altro, di non ampliare, di non cementificare, e poi arriva l'elettrodotto di portata faraonica che distrugge tutto. Quindi questi strumenti noi ce li avevamo e ce li abbiamo. Da un punto di vista di cementificazione, noi siamo un'amministrazione comunale che si è insediata dicendo abbiamo già uno strumento urbanistico che prevede una determinata edificazione, noi non incentiveremo la realizzazione di un metro cubo in più. Per sintetizzare, la filosofia è quella per cui non si fa cassa col territorio. Credo che da questo punto di vista siamo un po' controcorrente, perché in tempi di vacche magre, nel senso che i bilanci dei comuni piangono, è abbastanza facile far cassa con le concessioni edilizie, anche se adesso il periodo economico dal punto di vista dello sviluppo edilizio è quello che è. Noi siamo un comune vocato alla produzione dell'olio d'oliva e del vino, vino lacrima, vino verdicchio. Qui ci sono eccellenze, aziende che producono a livelli elevatissimi, che hanno vinto premi nazionali, internazionali, riconoscimenti enologici anche a recente in Italy, per cui possiamo a buon diritto fondare una fetta della nostra economia sulla vendita di questi prodotti. L'altra parte è fondata sulla bellezza sempre del territorio ed è legata al turismo. Noi abbiamo un turismo di elevata qualità, fatto di piccole strutture molto curate a livello qualitativo, in cui c'è un turismo di fascia alta, un turismo per larga parte straniero. Abbiamo strutture acquistate da tedeschi, da olandesi, che poi l'hanno risistemate, sono diventati dei relais per turisti appunto esigenti. E qui il turismo va bene perché negli ultimi 2 anni, a fronte di un decremento in quasi tutti gli altri comuni, noi che siamo un comune comunque piccolo di campagna, come dico io, abbiamo visto incrementare, queste sono le statistiche regionali che a noi arrivano, del 300% le presenze nelle strutture comunali. Strutture agrituristiche per la mia parte, con piccola recettività ma di grandissima qualità. E nella riservatezza della nostra terra, perché poi noi siamo un po' famosi anche per questo, arrivano anche personaggi celebri a trascorrere le vacanze qui. Le nostre strutture, parlavo oggi con una delle più importanti che c'è qui, hanno il tutto esaurito fino ad ottobre. Quella zona della frazione Santa Lucia di cui le parlavo prima, rientra nella zona di produzione del vino Lacrima DOC. E noi abbiamo un'azienda che produce vino Lacrima DOC, che è quella che l'ultimo vino in Italia ha vinto un premio per una particolare produzione di lacrima che ha avuto il miglior rapporto qualità-prezzo. Beh, intanto questo tipo di attività che noi facciamo sotto il profilo della raccolta dei rifiuti, della tutela del territorio, è un tipo di attività che intanto andiamo a promuovere nelle scuole e per la quale coinvolgiamo gli studenti. Questo è stato fatto per esempio con gli studenti quando è partito il nuovo sistema di raccolta differenziata.
i nostri ragazzi vengono, su nostra iniziativa, con la collaborazione delle scuole, anche portati nelle diverse fattorie didattiche che qui abbiamo, quindi aziende agricole che producono frutta e verdura a filiera non corta, cortissima. Ci sono progetti per cui vanno a raccogliere con i carrettini la frutta sugli alberi, quindi ci teniamo molto a che il legame col territorio sia un legame assolutamente sviluppato. Con le scuole facciamo progetti di mobilità sostenibile come il Piedibus, qui i nostri ragazzi vanno a scuola a piedi con dei progetti che sono progetti a cui collaborano anche le famiglie, sono le famiglie che poi fanno da educatori per accompagnare questi ragazzini fino a scuola. E sono anche molto bravi perché poi questa sensibilità ambientale li porta a vincere anche premi piuttosto importanti, come Istituto Comprensivo di Monte San Vito in ambito ambientale hanno vinto premi anche molto importanti. Intanto questo è un comune che ha una fetta del suo territorio. Una parte dell'area di produzione del vino lacrimo, dicevamo prima, ma un'altra parte in zona ERCA, che è l'area ad alto rischio ambientale. Alcune di queste problematicità che erano legate al rischio ERCA si sono risolte, una di queste era la raffineria Api, adesso è a ritmi più ridotti, ma è una fonte insomma, che continua ad esistere anche se limitata. C'era poi la discarica di Galoppo vicino a noi che ha smesso di funzionare, adesso lì c'è un impianto di produzione del biogas che limita i danni dell'emissione in atmosfera, per cui alcune sono state risolte, altre non ce le possiamo dimenticare, nel senso che ci sono le centrali ex Sadam, c'è cioè quella nella piana di Camerata, cioè parliamo di un fazzoletto di terra in cui anche la qualità dell'aria è una cosa che va monitorata. Noi la monitoriamo con le centraline che ci mette a disposizione la provincia, abbiamo adottato tutti quei provvedimenti di limitazione della circolazione, degli scarichi negli impianti industriali, dalle abitazioni, il famoso divieto di accendere i caminetti che è un po' strano, ma che comunque abbiamo ritenuto di dover adottare. Tra l'altro i cittadini sono stati molto bravi perché sono uniformati, sono venuti a chiedere. E questo ci permette di non avere quasi mai sforamenti nei dati che abbiamo da queste centraline, pur in una zona, ripeto, le criticità anche importanti le presenta da questo punto di vista. No, questioni di questo tipo no, c'è ancora la questione legata alla vecchia, per vecchia intendo una quindicina di anni fa, questione dello sversamento di cromo da un'azienda di Monsanto che ancora oggi però noi monitoriamo con l'esame dei pozzi in una parte del nostro territorio, questo sì, però problemi di altro tipo no, devo dire che abbiamo una popolazione di imprenditori molto attenti in questo senso. L'augurio che io faccio è che ci possa essere consentito in un tempo in cui le risorse sono poche di poter continuare ad essere virtuosi da questo punto di vista. Io ho un cruccio in quest'anno in cui abbiamo vinto il premio Comune Ricicloni, quello di non poter abbassare la TARES ai miei cittadini perché il calcolo della TARES non tiene assolutamente conto del fatto che si è bravi a riciclare. Questo è un gap incredibile. È totalmente ingiusto che chi è bravo a riciclare, tutela l'ambiente e lo ama sia trattato come chi è un attila ambientale. Per cui il mio augurio è che queste disparità possano scomparire e chi è bravo a tutelare l'ambiente sia premiato anche per questo.